percezione del vostro ruolo di volontari con l'emergenza e il lockdown? Ti parlo un po' del 118 perché sostanzialmente è stato l'unico servizio che è rimasto intatto, che facciamo, facciamo anche trasporti, quindi parte il trasporto dei dializzati, che è stato l'unico che è rimasto perché di un trasporto vitale, è rimasto quello del 118, dove è cambiato un po' nella forma perché è venuto meno il soccorritore, perché noi uscivamo con autista, soccorritore, medico e infermiere. Quindi già avere una persona in meno è già un po' un handicap. Poi la paura iniziale sostanzialmente, perché le prime volte bardarsi, mettersi la tuta dopo averlo visto in TV, mi sembra una cosa, wow, stanno su un altro pianeta, un'altra parte del mondo, è stato molto, molto complicato, la paura iniziale, tanta, quella di contagiarsi, ma più che altro diventare poi un vettore di contagio, portarlo a casa, quindi massima precauzione. Poi in quel periodo, diciamo, l'emergenza, visto che la gente stava rintanata in casa, è stata quasi solo ed esclusivamente quella. Molta difficoltà perché non si sapeva come fare, anche l'ASL, l'ospedale, ci sono state difficoltà, non sapevano come muoversi. L'ospedale di Ariano che è stato chiuso, il pronto soccorso, quindi tanta paura. Poi è diventato come tutto, quasi pane quotidiano. Fortunatamente oggi si sta tornando alla normalità, abbiamo visto, sono più giorni che ci sono zero contagi in regione, quindi raramente adesso usiamo l'armatura, diciamo, chiamiamola così. Quindi si è tornato un po' agli interventi classici, visto che comunque la gente si è rimessa, si muove e ha anche meno paura di chiamare il 118, di recarsi in ospedale. Prima ne aveva di più, infatti i dati ci dicono anche che sono aumentate le morti per infarto e vabbè, diminuiti gli accessi al pronto soccorso drasticamente, anche perché ripeto, la gente stava a casa, quindi non si muoveva. Per quanto riguarda i servizi che avete fornito in più durante il lockdown, cioè lo sportello d'ascolto psicologico, la distribuzione di cibo. Attivato dei servizi che pensavamo fossero utili alla comunità, quindi in primis della consegna delle mascherine che ci sono state fornite dal comune, ci sono state donate alcune mascherine, poi ci sono state fornite dalla regione, quindi più step di consegne mascherine. Inizialmente comunque non è stato facile organizzarsi, come andare, come fare. Infatti appena abbiamo attivato il servizio con la prenotazione delle mascherine, telefoni in tilt, cioè qua era un call center, cioè con due telefoni non si riusciva a dar sfogo, diciamo, a tutte le necessità. Poi un altro servizio sostanziale, quello della consegna dei beni di prima necessità, quindi con i pacchi della Caritas, della spesa sospesa, qualcosa che abbiamo raccolto anche noi, e con i farmaci, consegna farmaci a domicilio, visto la difficoltà e la paura per le persone anziane di uscire in strada. Adesso è rimasto attivo il servizio, almeno per i farmaci, che può essere un servizio che può andare comunque avanti nel tempo. Secondo te qualcosa è cambiato nella percezione sociale, insomma, che siamo quel famoso ne usciremo migliori, insomma? Guarda, questa è una domanda molto difficile, non penso di essere capace di rispondere. Per questo ne usciremo migliori è molto relativo, penso che più che farlo a me in qualità, diciamo, in veste di volontario, è una domanda che si potrebbe fare a chiunque, la potrei fare anche io a te o a qualcun altro, quindi una percezione che possiamo avere noi stando un po' in mezzo alla gente, molto difficile da dire, bisogna ancora vedere secondo me come ne usciremo. Va bene, grazie Carlo. È stata buona.